Ciao raga, oggi si va a Roma, usciamo dalla circonvalla, prendiamo il treno e andiamo a Roma. Oh cazzo, sta venendo il sole, non ho preso il cagliato solo, vabbè, fa niente, tanto vivrò lo stesso, me ne va. Ciao ciao ragazzi, stazione ragazzi. Oggi ho viaggiato con Italo, eccoci a Roma Termini e qui c'è a fianco la concorrenza. Ecco qua la mia stanzetta dove dormirò stasera, super letto. Wow, ciao ciao ragazzi, ok, wow, un altro, wow, e qui c'è il bagnetto. Molto carino, devo dire la verità. La doccia. E qui ovviamente il mio casino. C'è un mostro. Chi sarà? Oi. Chi sarà? Ah, vedi, è attrezzato. Pazzesco. È Guido. No, non è diretta. Fa la colazione. Esatto. Ti ha spiegato qualcosa? Poi ci spieghi. Tu fai il cameraman ufficiale. Vi riprendo tutti così almeno ci siete tutti. Io ho anche il cappello in macchina. Davvero? Conferma. Domani. No. Questi cosa sono? Migoli alla matrizzana, occhio. Me li ha dati personalmente lei dicendo... Oh, siamo in viaggio, c'ho anche questo qua. Oh, a Guido che guida. L'ho visto anch'io. Bello, bello. Adesso fanno una serie TV tratta da, cioè sempre basata su Fiora. E si esce per la Cassia. Guarda che brutto. Così vediamo anche come vengono stabili le immagini con questa senza stabilizzatore a mano, senza gimbal. È una figata perché c'ha anche lo schermino davanti da cui possiamo vedere. Ce l'ha anche la GoPro adesso, eh. No, ma sono passati 30 anni da quando siamo entrati qua, eh. 30 anni. Raccontava che lui ha fatto l'ufficiale di complemento nell'ex Jugoslavia e stava a Capodistria, stava dall'altra parte del mondo. Qui comincia, no, dov'è che comincia? A caserma? Adesso c'è un incrocio, c'è una strada ortogonale a questa e c'è la casetta. E qui stiamo andando dall'altra parte? Qui siamo arrivati da sopra, siamo arrivati da sotto. Ah, ecco, esatto, quindi la stazione era giù. La stazione è giù. Ok, quindi è il contrario di come sono arrivato io allora. Quindi quella è la casetta. Un altro cicerone, eh. Qui mi ricordo di aver fatto il pavo. Tutto è tornato di 43 km. 43 km, era un viaggetto. Ah, però, sì, per te sì. Vabbè, però tu no, eri a scuola ufficiale che dormivi a casa, qui dormivi a casa. Qui da un paio di volte a settimana andavo a casa a cagare e fare la doccia. Qui dove facevamo la guardia la strada. Qui c'era la cicciona, qui c'era l'ingresso. Ti ricordi che brutto che era, non so, guardo di guardia. Qui hanno rifatto tutto. Sì, sì. Era l'installazione di questo degli anni
Questa è una delle più grosse caserme in Europa ai tempi. Minchia, quanta sicurezza. Buongiorno. Siamo registrati per una commemorazione, per una cerimonia. 137esimo C. Sì, esatto. Giallo. Torelli Guido. Avo. Ragazzi, come siete fortunati. Quando c'eravamo noi il corpo di guardia faceva schifo proprio. Era una roba vergognosa. Valenti Paolo. Ah no, mi scusi, quello sì. Ah no, cos'è questo? Quello è il bonifico del pranzo. Avete bisogno anche la mia? Ce l'ho nel garage. Mi apri nel garage, mi apri il baule per favore. Sì. Ho registrato tutto. Buono. Devo andare giù a sinistra, mi ha detto. Ciao. Ciao ragazzi. Buongiorno. Adesso dalla più arrivo. Ecco i giovincelli che sono arrivati. Ecco l'altro giovane che con destrezza salta, scende giù dalla macchina. Prendiamo un po' di gente. Ciao. Ciao. Madonna ragazzi, come siete brutti e vecchi, eh? Cioè, io che sono il più giovane di tutti. Fate un selfie, dopo parla. Dopo lo faccio, no, non lo faccio, se no dopo non vi guardano più. Mi raccomando la ripresa, prendi che faccio. Tu li hai usati tutti, vero? Visto l'età tu li hai usati tutti, eh? Sì. Rompevano, gli davamo 3 giorni. Poi i video li metti sul sito, sì, sì, certo. Bravo. Li metto su YouTube e sul sito. Bravo.
Vediamo se ce la faccio ancora a camminare. Dai, dimmi cosa c'è, raccontami, raccontami. Di quando eri qua? Tu stavi a nord, no? Sì, Torino. Primo battaglione Piemonte. No, vabbè, ma no. Ah no, vivo a Milano. Milano, Milano. Milano proprio. Sì, 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 Milano, Milano. Sei rimasto là? Sì, sì. Siamo tutti rincoglioniti, nessuno si ricorda più degli altri. Sei anziano. Vabbè, dai, sono andato vicino, dai. Sì, 30 anni. Voi siete anziani, io continuo a essere giovanissimo. Sì, bellissimo, è bellissimo. Cosa, hai qualcosa da dire? Cioè, non lo so, non sei d'accordo. Ah, ecco. Il fatto è che adesso camminare su tutta questa strada. Ricordo appena arrivati che c'erano i corsi anziani che correvano, inquadrati, con fucili e tutti cantando. E mi terrorizzò la prima volta che li ho visti, veramente. Poi l'abbiamo fatto anche noi, bastardi, con i corsi nuovi. Perché l'abbiamo scoperto dopo che era per terrorizzarli. Riprendiamo anche lui, così lo mettono in prigione. Lo mettono in prigione. Noi carabinieri sempre migliori, fantastici, bravi, 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 bravi. Sono anche io, fermi. Oddio, c'è anche il volto di Loch Ness. Questo è il volto di Loch Ness. In questo piazzale qua. Cos'è che abbiamo appreso? Cos'è che abbiamo appreso 30 anni fa? La caduta del muro di Berlino. Voi siete così vecchi? Assolutamente. Siete così vecchi tutti? O era stato Carlo Salomè o Guido Torino? No, sono stato io. Dai, non è bello. Dopo. Ah, c'è un daino! Ci hanno detto che ce ne sono una quarantina di daini qua in caserma. No, amore, non ti facciamo nulla, non preoccuparti. Ti riprendo e basta. Bello dainotto. Oh, scappi, ti abbia spaventato, scusaci. Ah, che bello. Ecco qua la nostra caserma, Tommaso Monti, dove io ho passato 4 mesi della mia vita. E molti di loro invece hanno passato 5 mesi della loro vita, perché noi che siamo passati ai carabinieri abbiamo terminato in via Aurelia. Qui tutte le mattine ci facevamo l'alza bandiera. Sì. Vecchio corridoio delle camerate. Giorgio! Il bagno in camera. Cioè, siamo, no, l'albergo siamo diventati. 4 posti. No, noi non sapevamo, quando eravamo qua, non sapevamo cosa fossero. Questo era il piazzale della prima compagnia. E questi... è un reperto storico, sono i nostri infissi di una volta. Nulla a che vedere con quelli nuovi di alluminio, bellissimi. Col vetro doppio. Col vetro doppio. Cambiato parecchio. Però con le eliche e tutto, quando erano dei, quando erano i carabinieri. Qui la palestra d'ardimento. Faccio vedere qua, bella, eh? Il gruppo si è diviso in due, qui i carabinieri che sono i più belli come sempre. Ecco il percorso di guerra, ragazzi, avete filmato la liberatoria, su su e saltare giù, dai, su, la liberatoria l'avete fatta, su, dai, correte, correte e saltate, dai, su. Fatti i ragazzi seri, no? Io vi riprendo, eh? Voi avete paura? Non c'avete più il fisico? Eh? Mezze seghette? È l'assicurazione, ragazzi. Guarda che fanno finta di essere saltati giù dal muro. Guardate quanto andai a porci, cioè. Fanno finta. Questi sono tutti
il passaggio del percorso di guerra che dovevamo fare per il corso. Qui, passo del leopardo. Questo che vi faccio vedere adesso era quello che mi piaceva più di tutti. Siete pronti a vederlo? Adesso lo faccio vedere. Questo era l'arrivo. Noi ci arrampicavamo là dietro, ci mettevamo su quel cavo con la cintura, col cinturone, e ci lasciavamo andare giù solo col peso e il nostro equilibrio. Passaggi mobili. No, no, tu sei matto. Alla mia età faccio una roba del genere, dopo 3 minuti mi portate in ospedale con tutto slogato, rotto. No, se arrivi in velocità lo prendo, ma così. Sì, no, ma anche se arrivo in velocità lo prendo, muoio. Ma ti rendi conto che facendo tutte queste cose anche nei limiti di tempo? Quello è cioè, che dicevo a lei, perché lei adesso è passata lì sopra, mi ha detto, ah, ma è semplice. È di corsa, stanco, arrivaci, morto. Questo è il 15° ostacolo, arrivaci dopo 14 ostacoli, poi con l'assillo del tempo. No, qua saltare su questi, Sì. Cioè, questi qui ci si passava, lì sopra sotto. Poi guarda, il muro era la roba peggiore in assoluto. Perché dovevi saltarlo da lì, Sì, questo era l'altro, vedi? È vero. Questo sembrava una stupidata, ma saltarlo. Dai, chi è che spiega come si fa? Dai, vieni qua, spiega come si fa. Vieni, dai. Allora, mettiamo su qua e facciamoci la foto, dai. Al muro del pianto. Percorsela da qua, prima riprendevi la rincorsa, salivi queste sbarre qua, ti scendevi e subito ti devi risaltare. Sì. E com'era la tecnica? Col piede, il piede al centro, e stare il piede e darti la spinta. E chi se lo ricorda? Io manco ce la faccio. No, non ce la faccio, però. No, da qui a terra, così. Che diventa un problema con le macchine. No, è di notte che rimaniamo a notte. Allora, però, si vede, sai, per la fine facciamo. Dobbiamo correre fuori dalla pizzeria per poter mangiare. Oh, bello che ti metti in posa. Come? Che bello, ma sono sì. Reparti. Ragazzi. Piazzale 24 maggio, abbiamo fatto il giuramento, il primo giuramento 29 ottobre. E tu non cominciare con la canzoncina stupida, quale? No. Facci una bella foto qua, Paolo. Poi c'è il capitano Led. Questo è l'antipasto. Hai finito tutto. Hai tempo.